Fabrizio Nardone e di Gabriella Vacca, che ha curato i testi. Per la prima volta sarà con noi alla chitarra Gianluca Lescarini. Si ringrazia inoltre la scuola secondaria di primo grado di Esperia, che ha dato in visione per questo concerto la valigia della memoria, realizzata dagli alunni e dai docenti Mango e Fideli. Sarà un viaggio nell'animo di chi quella guerra l'ha vista con i propri occhi, l'ha combattuta, subita e vista terminare. Speriamo di riuscire ad emozionarvi e che il ricordo di quanto accaduto sia quel seme da cui possa germogliare un futuro di pace. Uno per tutti, perché le croci sono tutte uguali. E per onorare la memoria di tanti giovani, ricordiamo che nel cimitero di guerra di Cassino del Commonwealth, molto probabilmente, giace anche l'ufficiale inglese Eric Fletcher Waters, padre di Roger Waters, noto musicista dei Pink Floyd, che durante la sua commossa visita ha dichiarato: «Mio padre è sepolto con ogni probabilità in questo cimitero. Ho compiuto questo viaggio. Il mio passato è il mio futuro». Head is flown across the ocean. Even just a memory. Snapshots in the family album. Daddy, what else did you leave for me? Daddy, what do you leave behind for me? All in all, it was just a brick in the wall. All in all, it was all just bricks in the wall. When we grew up and went to school, there were certain teachers who put out the children everything they could. I pouring that the reason upon anything will be exposing every weakness, however carefully hidden by the case. Thank you.
La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in armonia con se stessa, in armonia con la natura e in armonia con gli altri. Tuttavia, far tacere le armi e spegnere i focolai di guerra rimane la condizione inevitabile per dare inizio ad un cammino che porta al raggiungimento della pace nei suoi differenti aspetti. Papa Francesco. Avevo una scatola di colori brillanti, decisi, vivi. Avevo una scatola di colori, alcuni caldi, altri molto freddi. Non avevo il rosso per il sangue dei feriti. Non avevo il nero per il pianto degli orfani. Non avevo il bianco per le mani e il volto dei morti. Non avevo il giallo per la sabbia ardente, ma avevo l'arancio per la gioia della vita e il verde per i germogli e i nidi e il celeste dei chiari cieli splendenti per i sogni e il riposo. Mi sono seduta e ho dipinto la pace. Buonasera a tutti. Siamo giunti alla fine del concerto, quasi alla fine. E come insomma, è il nostro solito fare, prima dell'ultimo brano
facciamo i ringraziamenti e invitiamo il signor sindaco anche per un breve saluto. Non so se l'assessore vuole seguirlo, l'assessore e anche l'assessore Damurrini. Io passo prima la parola a loro e poi mi riservo per ultimo anche di fare dei ringraziamenti, va bene? Grazie Marcello, buonasera a tutti. Intanto una bellissima immagine questa, vedere tutte queste persone che sono qui. Abbiamo assistito ad uno spettacolo, ad un concerto molto commovente, nell'ambito è una delle perle che abbiamo voluto organizzare, e ringrazio davvero il maestro Bruni, ma soprattutto ringrazio tutte le ragazze e ragazzi di questa splendida realtà della città di Cassino, che è la Banda del Bosco. È veramente una meravigliosa realtà questa che abbiamo a Cassino, e nell'ambito del programma delle commemorazioni dell'80° anniversario della distruzione della città di Cassino e di Monte Cassino abbiamo fatto tante cose. Questa io credo che sia una delle cose più belle, perché c'è la parte più bella di questa città, il mondo dell'associazionismo, la passione che ci mettete voi, quello che avete fatto con questi ragazzi in più di dieci anni, in questa 15 anni. Noi quando deliberammo il nome della banda città di Cassino un po' di anni fa, 10 anni fa, eravate già in un bel programma, e quindi davvero una bella emozionante serata, una grande emozione, una delle tante cose che abbiamo fatto nell'ambito di questo 80° anniversario. Ce ne saranno ancora altre, ma questa è una cosa a cui tenevamo tantissimo, proprio perché, ripeto, è un'espressione del volto, di uno dei volti più belli di questa città, e siamo davvero orgogliosi di questo, avere tanti ragazzi appassionati che fanno qualcosa con grande passione per questa città, vedere tanti genitori, tanti nonni che li accompagnano, che sacrificano il loro tempo libero per stare, perché non è semplice fare tutto questo, organizzare tutto questo, noi sappiamo quanto sia difficile, e questo davvero il plauso lo faccio a nome mio, ma lo faccio a nome dell'intera città. Concerto, ci tenevamo tantissimo a farlo, c'è stato tante problematiche fino anche oggi pomeriggio, insomma il tempo non doveva reggere, non reggere, invece insomma poi alla fine si è andati dritti per fortuna ed è uscita una meravigliosa serata. E ci tenevamo a farlo in questo luogo, che è un luogo particolarmente importante per la città di Cassino, evoca il ricordo, il racconto anche di tutta la tragedia che abbiamo vissuto 80 anni fa, ma è un luogo che anche nel corso di quest'anno è diventato anche la casa della banda, quindi la banda adesso da qualche mese insomma è all'interno provvisoria, certo che nasce e tornerà a San Pietro, però insomma in questo periodo qui è stato una casa provvisoria, diciamo, a cui abbiamo dato spazio, perché è fondamentale che la banda della città di Cassino, che insomma io veramente, io con Rosario insomma abbiamo visto nascere proprio da 15 anni fa, come diceva il sindaco, erano altri ragazzi, io non so di 15 anni fa chi è rimasto, però insomma forse chi è rimasto? Uno è diventato maestro, due, eccolo, qualche faccia c'è che ha seguito durante tutto questo periodo, ma questa dimostrazione che, ecco, come dico spesso, è un percorso educativo bello, importante, che se suonano, se fanno gruppo all'interno di questo meraviglioso gruppo che Marcello con tutti i maestri è riuscito a mettere su e a tenere in piedi nonostante il Covid, il difficile momento del Covid, e poi ecco regalano momenti come questo. Io ringrazio anche tutti coloro che si sono aggiunti, i lettori, il chitarrista e cantando, non mi aspettavo pure cantando, insomma ci hanno regalato veramente magie, insomma il pezzo di Pink Floyd penso che rimarrà tra le chicche di questo programma della banda, non me lo aspettavo, è meraviglioso anche rispetto a quello che ha rappresentato Roger Waters per la città di Cassino.
Quindi davvero un momento magico, io vi do i miei ringraziamenti perché ci tenevamo tanto e siamo riusciti a realizzare veramente qualcosa di bello, bello, bello. Grazie davvero, grazie a voi. Io sono particolarmente emozionata e vi chiedo scusa se mi rivolgo a loro, non vi do le spalle per volontà, però devo dire qualcosa a loro. Quello che avete fatto questa sera ha superato tutte le altre sere, si sente dalla mia voce. Siete stati capaci di mettere insieme forme artistiche meravigliose. Ci avete riempito gli occhi con le immagini, ci avete toccato l'udito con le parole, le poesie, le letture lette e ci avete rapito il cuore con la musica che siete stati capaci di creare. Questa magia riesce a farlo, a farla solamente l'arte, ma non basta. L'arte parla al cuore quando parte dal cuore. E se voi poco poco avete compreso che cos'è celebrare l'ottantesimo anniversario, se poco poco l'avete compreso, solo un pizzico di quanto lo avete tuffato letteralmente nel nostro cuore, ragazzi, oggi la pace l'avete creata voi, perché i primi attori siete stati voi. E questo è un miracolo che solo voi potevate fare. Grazie veramente a voi e ai vostri maestri. Grazie. Adesso tocca a me fare i ringraziamenti. Certamente ringraziamo l'amministrazione comunale che ha appoggiato, ha supportato questo evento. È nato un po' così, nel buio, no? Insomma, quando si poi parlava dei festeggiamenti dell'ottantesimo, insomma, abbiamo pensato bene anche noi di creare un qualcosa, perché quel maestro che poi dirige i ragazzi è nato in un quartiere qui a San Silvestro, ha cresciuto a San Silvestro, più o meno vicino al liceo classico, e è nato con i racconti di un nonno cieco di guerra, un nonno che mi raccontava addirittura la campagna d'Africa, lui aveva fatto anche lì, poi è diventato cieco, poi la guerra, quindi mi raccontava quello che era Cassino, un po' quello che poi abbiamo vissuto, quindi questi aerei che arrivavano, il bombardamento, la fame, le schegge, sempre queste schegge che ogni tanto uscivano fuori, addirittura aveva perso un figlio perché giocando nei pressi della chiesa madre era passato su una mina che ancora era lì, allora si andavano a raccogliere le mine per vendere poi il ferro per accumulare qualcosa, e quindi sono cresciuto con questi ricordi. E questo concetto l'avevo in mente da tanto tempo, però questo è stato un anno particolare per me perché quest'anno è successo un po' di tutto e quell'idea era difficile da realizzare e si è potuta realizzare soltanto grazie a chi per 10 mesi mi ha concesso quelle 2 ore di venerdì sera, cioè tutti questi ragazzi che mi distoglievano da un problema che era sotto nella mia famiglia e che purtroppo poi circa un mese fa ha visto la perdita della nostra madre, proprio di quella madre che ci raccontava insieme al nonno quella guerra. E vi assicuro che non è stato facile organizzare tutto, però qui sopra ci sono delle persone che non soltanto mi sono state vicine musicalmente, ma soprattutto siamo andati oltre, un po' come noi maestri andiamo oltre con loro. E quindi io voglio ringraziare questi magnifici ragazzi. Innanzitutto iniziamo da maestri presenti. Io invito la Zavi in piedi perché non mi ricordo nemmeno chi è presente, scusate, ma se potete alzarvi il maestro così vi chiamo. Il maestro, la maestra Eva Pacitti, la maestra Luigia Grillo, il maestro Emiliano Corlito,
e il maestro Francesco Bruni, che sono qui presenti, ma ce ne sono altri, qualcuno forse anche in sala. Io ringrazio tutti i maestri perché loro hanno curato i ragazzi durante la settimana. Io li vedevo soltanto il venerdì sera per 2 ore. Poi ringrazio tutti coloro che insieme a me hanno poi realizzato questo evento, che non era un semplice concerto ma l'insieme di tanti attori. E qui vado a ringraziare Fabrizio Nardone, un amico ma un vero grande professionista, che ha prestato la sua opera e ha veramente la sua professionalità a noi, che siamo e resteremo sempre una banda amatoriale. Grazie Fabrizio. A Gabriella Vacca, la professoressa Gabriella Vacca, che è la mamma di 2 musicisti della Don Bosco. Lei vive un po' con la Don Bosco, ha curato tutte le letture. Ho chiesto a Gabriella, io non sono bravo, forse sono un po' bravo così, qualcuno dice a chiacchierare, qualcuno dice che chiacchiero troppo, però ho detto, Gabriella, mettiamoci insieme, io ho quest'idea. E insieme a Gabriella un giorno ci siamo visti in un bar insieme a Francesco De Micco, che ha curato poi tutte le immagini, come sempre, questa volta con ancora forse di più, Francesco, perché siamo stati accomunati dalla stessa cosa. E non ve lo dimentica nessuno, Gianluca Lescarini, carissimo amico, chitarrista vero, non di professione, ma chitarrista vero, vero Gianluca? In 10 giorni nemmeno serviva quella chitarra, quell'intervento, ho detto ma dai, rendiamo bello questo brano. Grazie a tutti voi, ho chiamato Sara, che è una carissima amica, ho detto è la buona di Gianluca. 10 giorni, 2 prove, eccoci qua, bravissimo. Poi vediamo se chiederanno un bis, casomai, e lo rifacciamo, perché il concerto è quasi finito. Poi ringraziamo i 2 bambini, Arturo e Francesca, dove stanno? Eccolo qua, venite qua. Allora, Arturo e Francesca non sono 2 attori, oddio, o sono pure 2 attori, ma sono 2 musicisti della Don Bosco. Non si direbbe, ma sono 2 musicisti della Don Bosco, nel senso che loro hanno iniziato da poco questo percorso di studio e è un percorso che dura circa 2 anni per far sì che poi riusciranno anche loro a sedersi qui. E allora abbiamo trovato un ruolo anche a loro, che tutti i venerdì vengono ad ascoltare le prove della banda, pur non suonando nella banda. Venerdì sera stanno qua, vero Arturo? Che cosa suoni? Dillo un po' a questi signori qua, vediamo se lo sanno lo strumento che tu suoni. Il flicorno tenore. Lo conoscete il flicorno tenore? Alzate la mano. Arturo, ma guarda che roba, io non lo conosco. Lo facciamo vedere, Arturo, il flicorno tenore. Ce l'abbiamo un flicorno tenore in banda? Aurora? Aurora? Alzalo, alzalo. Signori, quello è il flicorno tenore, ok? Che lo suona da poco Aurora Baltassare. Noi ne abbiamo un altro di 2 in cantiere, tra parentesi, e uno è Arturo. Invece Francesca che cosa suona? Sax. E questo lo conoscete tutti, perché va di moda il sax, ok? E quindi a Natale vediamo un po' di riuscire a farli suonare almeno il concerto di Natale, ci proviamo, noi ci pensiamo, Francesca? Va bene, grazie a voi e ai genitori che hanno, guarda come siete vestiti bene, va bene, grazie. E, sì, l'istituto di Esperia è stato già ringraziato da Emilia. Era Emilia? Grazie. Ci ha donato questa valigia della donato, nel senso che domani la riporteremo a scuola, è un lavoro della scuola significativa e l'abbiamo portata qui. Non so se c'era qualcuno di Esperia presente qui. Il sindaco? Bene, comunque ringraziamo l'Istituto Comprensivo di Esperia e ho dimenticato Renato Renzi, perché oggi con quella pioggia che scendeva, che risaliva, che riscendeva, che risaliva, lui non faceva altro che coprire e scoprire tutta questa amplificazione e diceva se piove più forte il concerto salta, ma il concerto non è saltato e soprattutto tutta questa amplificazione non è saltata, perché poi non so chi la pagava, però
però Renato veramente è un fratello della Don Bosco, perché è una garanzia per noi, ma c'è veramente un legame affettivo insieme a Renato. Antonio lo so che si chiama Antonio uno, e Francesco è facile, e quindi ringraziamo anche Antonio e Francesco. Io non so se ho dimenticato qualcuno, che è qui con noi come sempre. Bene, e niente, adesso c'è il finale. Questo è stato un viaggio che è partito dall'animo di quel pilota d'aereo che poi andava a bombardare una città. Non parlava di quale città la lettura, ma noi immaginiamo Cassino, no? Perché poi sono partiti gli aerei e hanno bombardato la nostra abbazia. E è un po' un sentimento che noi abbiamo fatto, abbiamo sentito tutti i sentimenti, quindi in Auschwitz, nel campo di concentramento, con gli occhi di Benigni, lo stesso campo di concentramento visto con Benigni, quindi una cosa un po' diversa. Quello che hanno vissuto i bambini in quei campi, quindi con Gangam, per poi passare alla resistenza, alla voglia di pace, no? Di libertà. Siamo giunti alla pace, però questa città, come tante città del nostro territorio, ha visto tanti morti e ha visto anche la riconoscenza da parte dello Stato. Cassino ad esempio è stata riconosciuta come città, medaglia d'oro al valore militare, adesso credo che sia anche una richiesta al valore civile. Eh sì, perché ce l'hanno loro. La motivazione era, avete... Ah, si leggeva. Medaglia d'oro al valor militare alla città di Cassino. Già provata in epoca remota dalle distruzioni barbariche dei Longobardi e risorta e consacrata, costituiva attraverso i secoli con la sua celebre abbazia faro di scienza e di fede alle genti del mondo. Per lunghi mesi, tra il 1943 e il 1944, segnava il tormentato limite fatto di sangue e di rovina, della più aspra e lunga lotta combattuta dagli eserciti sul suo suolo nel nome della libertà e della civiltà contro l'oppressione e la tirannide. Il suo aspro calvario, il suo lungo martirio, le sue immani rovine furono nella passione del popolo per l'indipendenza e la libertà della patria come un altare di dolore per il trionfo della giustizia e della millenaria civiltà italica. Cassino, Monte Cassino, settembre 1943, maggio 1944. Thank you.
Eccoci. Allora, hanno chiesto un bis. Ok, allora, abbiamo il bis? Sì, ce l'abbiamo. E il bis è una colonna sonora, un brano di un film, sempre di guerra, ma poi è una storia d'amore, in effetti, lo vedrete dalle immagini che ha montato Francesco, perché poi nelle guerre durate anche 4 anni, insomma ci sono stati pure amori, sono cresciuti amori. E questa è una storia che parla Pearl Harbor, però a parte poi le scene del bombardamento, però ripeto, è una storia di amore, quindi Pearl Harbor.
Gianluca Lestarini. Grazie Gianluca. Prima di andare a casa però io sapevo di aver dimenticato una persona. Dove sta? È andato via? Sta là? Bene, però bisogna saperla questa cosa perché ho dimenticato quello che forse non dovevo dimenticare. Un amico, una persona che quando serve anche una sola di queste sedie, semplici sedie, si mette sempre a disposizione della nostra banda. Dato qualcuno è forse una delle persone più importanti per me e per la banda Don Bosco. Grazie Rosario, non so se lo sente, è stata qualche parte professionale però. Insomma, è arrivato. Grazie a tutti, grazie Cassino, ritorneremo, speriamo di tornare al Teatro Romano a breve, però insomma sono in cantiere altri concerti. Grazie a tutti, buonanotte. Ciao, buonanotte.